un evento dall'ampio respiro internazionale per l'estetica futuristica delle pellicce Maurizio Braschi. Special guest della serata, le bellissime Claudia Gerini e Maria Grazia Cucinotta. Il DNA della nostra azienda stilistico è l'ispirazione agli artisti italiani che si sono succeduti nelle varie epoche e hanno reso famosa l'Italia nel mondo. Quest'anno per noi Fortunato De Piero, artista degli anni 30, futurista, il primo artista che è riuscito a trasformare arte in design, arte in comunicazione, arte in stile, per noi è stato fonte di ispirazione per delle linee asimmetriche, dei volumi apparentemente impossibili da sostenere ma possibili, e queste simmetrie armoniose ci vedranno benissimo nei capi della sfilata. Che vedere queste manti meravigliosi fa, cioè, è bello perché era abbastanza variegata, poi c'erano tanti tipi di pellicce, insomma, molto, sì, è emozionante anche perché poi le sfilate in qualche modo ti portano sempre in un mondo, no, un po' sognante. A me mi piacevano molto le giacche, quelle corte. I'm addicted to you. Prima di tutto mettiamo la qualità, quindi l'eccellenza nella qualità delle materie prime, delle lavorazioni, delle conce, eccellenza dello stile, il meglio del Made in Italy. È questo che ci ha reso, diciamo, vittoriosi in determinati mercati. Russia, sicuramente America, Corea, Stati Uniti e sicuramente anche l'Europa. La sfilata per me è come un film, no? Io mi fermo lì e sogno e poi comunque penso dietro ogni capo il lavoro pazzesco che c'è, perché sai, sono degli artigiani fantastici e questo li rende unici, ogni pezzo è un pezzo, un gioiello. Gli italiani sono dei maestri da questo punto di vista e ogni capo porta la grandezza di tutti quelli che poi ci lavorano dietro. Poi mi divertiva vederla addosso agli uomini, perché noi in Italia, ecco, non siamo abituati perché non ci sono le temperature forse adatte, però ecco, come è capitato di andare nei paesi tipo Russia o questi molto molto freddi e vederli, è la cosa che mi diverte di più, è vedere un uomo con una pelliccia addosso.